New York, 8 dicembre 1980. Sono le 22:50 di una sera d'inverno non troppo lontana da Natale. Fa molto freddo, in giro non c'è quasi nessuno. Davanti al Dakota Building, un condominio di lusso tra la 72esima e Central Park Avenue, risuonano 5 colpi di pistola. A sparare è stato un uomo grassottello con uno strano colbacco sulla testa, che dopo aver esploso l'ultimo colpo della sua Smith & Wesson calibro 38, se ne resta immobile davanti al palazzo, con la pistola in mano. La sua vittima, pochi metri più in là, si trascina ancora per qualche passo e poi crolla a terra. Il portiere esce di corsa dal palazzo e lo disarma. «Lo sai cosa hai fatto?» gli grida, disperato, con le lacrime agli occhi. «Certo», risponde l'uomo, tranquillo. Ho appena sparato a John Lennon. Poi si toglie il colbacco e il cappotto e li appoggia per terra, tira fuori una copia del giovane Holden e si mette a leggere. Lontano già si sentono arrivare le sirene delle auto della polizia. Quell'uomo si chiama Mark David Chapman.